Adesso facciamo una panoramica un po' generale sulla stagione che andiamo ad affrontare, 2023. Adesso io vi dirò le divisioni e ditemi un po' come vi aspettate le squadre e secondo voi chi vince alla fine, perché questo è il giochino un po' malsano. Vediamo un po' Aspetta, chi aspetta, che vince c'è un la po' a domanda fine di anno. Marcello che è Quanti molto interessante, grandi. però ci vuole Christian che ha fatto il video lui Cosa ne prima. pensate del Di pitch clock? cosa? Scusa, mi sono perso. Leggi Del la domanda di pitch Marcello, clock e del cosa bando ne dell'uscita. pensate del pitch clock e del bando E qua dell'uscita? bisognerebbe riaprire un altro grossissimo argomento. A me, per me sono cambiamenti che Sì. piacciono, nel senso che rinnovano un pochettino il baseball, nel senso che lo rendono molto più dinamico, molto più bello anche da vedere a livello del spettatore. Quindi secondo me il pitch clock è un'ottima cosa e il bando dello shift era assolutamente necessario, secondo me. Cioè, nel senso, certi battitori è brutto da Anche vedere, perché è guardabile. esattamente. Sono stati tutti È cambiamenti che hanno bruttissimo. introdotto che secondo me renderanno il baseball proprio più bello da vedere di quello che è già. Quindi io sono molto d'accordo su questi cambiamenti per quando hanno fatto incazzare tantissime persone. Secondo me sarà semplicemente una questione di abitudine come tutte le altre Bellissimo. cose. Ecco. Sono d'accordo molto sull'orologio, perché i momenti morti nel baseball ce ne sono stati tanti e ha senso toglierli un pochino. Sullo shift, nel senso che quelli che vedevamo negli ultimi 3-4 anni erano veramente esagerati, cioè c'era della gente che faceva il ruolo che faccio io, slow pitch, che è l'esterno corto, ok, per dare l'idea. Quindi è giusto limitarli, ma con criterio, cioè non puoi passare dall'eccesso a un altro, cioè limiti in parte alcune giocate difensive che hanno sempre, come dire, caratterizzato il gioco. Ecco, quindi. Poi, oltre a questi due cambiamenti, poi si è aggiunta anche Esattamente, la storia delle basi un po' esattamente. più grandi, che secondo me quest'anno di Ne rubate ne vedremo tantissime, anche vedremo perché già in un milioni. contesto di minor league è uscito che comunque sono aumentate di una bella percentuale. A livello di MLB sarà, secondo me, ancora più incisivo. Cioè, nel senso lì, comunque rubare una base è un'arte. E aggiungere, cioè togliere spazio tra una base e l'altra fa veramente tantissimo. Ma ancora una volta anche lì, cioè, nel senso ne beneficerà, secondo me, la dinamicità del gioco e l'apprezzamento di noi spettatori. Vedremo, secondo me ci sta. È un bel Questa banco di stagione è prova, un bel sì. banco di prova. Partiamo dall'American League. Così. Partiamo dall'est. Abbiamo Yankees, Red Sox, i Cubs e Orioles, i Tampa Bay Rays e i Blue Jays di Toronto. Ditemi un po', fatemi una Vai, Cree, che sei il panoramica, cosa ne titolare della pensate? division. Guarda, Vai. come sempre una divisione Questa è roba tua. casinatissima. Come ha detto qualcuno precedentemente, secondo me gli Yankees mi sembrano messi bene. Gli Yankees sono messi bene. Hanno fatto anche alcune aggiunte, miglioramenti anche a livello di partenti. E quindi, secondo me, loro sicuramente sono i favoriti della divisione. Anche i Boston Red Sox si sono mossi in questo senso dopo la stagione deludente dell'anno scorso. Difficile, difficile fare dei pronostici in questo senso. Secondo me domineranno come sempre i New York Yankees. Io ho le mie speranzine per i Baltimore Orioles, che a livello di campagna acquisti durante l'off-season non hanno fatto assolutamente niente, ma possono contare comunque sui loro prospetti, che sono tantissimi, sono bravi, e vedremo come Rutschman, Ruchman, Diaz, fenomeno, vero? Gunnar Henderson, nel senso, cioè, almeno per i prossimi anni sono sicuramente a posto. Adesso vediamo come si svilupperanno come giocatori, però non la vedo così male, ecco. Sarà un casino di divisione, come al solito. Letto un commento meraviglioso su Vogelbach dei Comunque, Mets, scusate. minchia, eroe. Comunque, dicevo, per la domanda degli Athletics ci arriviamo quando parliamo della AL West. Ah, Dopo ecco ci qua, arriviamo. non avevo visto il commento. No, ecco, è veramente un banco aperto quello, la L East, e non saprei veramente che previsioni fare. Sicuramente, molto probabilmente, New York Yankees arriveranno primi e come secondi, sai che non lo so, sai che non lo so. Secondo me hanno buone possibilità, perché vedo i Blue Jays leggermente impoveriti rispetto all'anno scorso. I Rays non hanno fatto assolutamente niente a livello di off-season come sono abituati a fare. E i Red Sox si sono mossi, quindi non lo so. Secondo me, primi Yankees, secondo Boston Red Sox e terzi Baltimore Orioles, e arriviamo ai playoff. Via. Ci sta. Molto.
Beh, dopo la grande stagione dello scorso anno, giustamente si sta che Appunto, crescano, eh? Cioè, appunto. scusa, eh? Ha senso. Io sono d'accordo, nel senso che, vabbè, su quello che succede nella American League East, io lo dico sempre nei miei video quando faccio i recap, cioè è un bagno di sangue, ma ci sono un sacco di divisioni che sono dei bagni di sangue quest'anno, ce ne sono almeno 3 su 6. Yankees primi, Blue Jays secondi e terzi con le wild card, auguri. Cioè, non puoi, c'è Tampa, come faccio a valutare Tampa? Boh. No, 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 Non lo assolutamente non so, da sottovalutare. è dura, non lo so. Cioè, poi magari gli Yankees finiscono ultimi, per quanto ne sappiamo, però boh. Ho letto adesso il commento sui Mets. Eroe contemporaneo, Doctor Pers 89 è un eroe. Povero Fogelba. Ma Vogelbach è l'icona della pagina. Della pagina numero uno. Poi passiamo alla American League Central, che mi sento di dire che è la divisione più indecifrabile di tutte, praticamente, perché abbiamo cinque squadre scarse, si può dire, a parte forse una, due, Scarse non no, lo ce ne sono due buone, una me e due. Va bene come giudizio? No, Vai, 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 parti tu a sto giro, decidi dai. questi versi, Vado vai. io? Allora, io mi auguro che i White Sox si riscattino perché sono una squadra che mi piacciono tanto, tantissimo. Non sottovaluterei gli Indians, non ce la faccio a chiamarli Guardians, scusatemi, sono sempre gli Indians per me. Però c'è sempre Minnesota con quel fenomeno di Carlos Correa che prima va ai Giants, poi va ai Mets, poi non va da nessuna parte, poi torna a Minnesota prendendo meno soldi. Vabbè. Secondo me, in Dipende dove gioca. realtà, boh, vedo Minnesota prima e White Sox secondi. Minnesota, io boh, me l'aspetto in alto quest'anno. E poi le altre tre è un disastro totale, cioè nel senso che sono tutte squadre in rifondazione, chi più chi meno. Cioè, tolti i Io Guardians che direi magari possono fare Detroit l'exploit, sbagliati ma fuori. Detroit e Kansas City, cioè, insomma, c'è ancora tempo. Infatti, dicevo Tiger Royals Sì. proprio Mi sa tagliati che fuori il in partenza mago farà proprio. l'opt-out da Detroit, eh? Mi sa che non lo vedremo a Detroit. Molto, molto probabile. No, Ti mi conviene. associo su quanto dice Matteo, cioè, a meno che appunto i Guardians o Indians non facciano di nuovo quello che hanno fatto l'anno scorso, e sicuramente l'anno dei White Sox, anche perché Minnesota è vero che ha rifirmato con Correa, però ha perso, per dire, Luis Arraez. Non li vedo così forti come l'anno scorso, e nonostante fossero forti l'anno scorso, tra virgolette, comunque improved, non è che abbiano fatto poi chissà che grande campionato, ecco. Anch'io, secondo me, quest'anno hanno buone probabilità di vincere la divisione White Sox. Yes. Perché sulla carta probabilmente sono la squadra più forte, Sì. insieme a Minnesota se Sì. la giocano però. Poi Andiamo ad andiamo ovest. ad ovest, American League, abbiamo Seattle Mariners, i Rangers, i campioni in carica Astros, gli Athletics e gli Aiuto. Angels. Questa voglio Aiuto. sentirla, Questa rientra questa nel di bagno di te. sangue, secondo me. Vai, Chris. Sì, no, questa sarà un bel bagno di sangue, perché sono tutte squadre, salvo gli Athletics, poverini, che hanno fatto improvements durante la off-season. Ci sono i campioni in carica, ci sono gli Angels che devono raggiungere la post-season a tutti i costi, ci sono i Mariners che ci vogliono ritornare, ci sono i Rangers che hanno fatto l'acquisto di DeGrom e vogliono far fruttare anche i loro soldini. Insomma, ci sarà da lottare, ci sarà da lottare. Sicuramente, come si diceva prima, la squadra da battere saranno molto probabilmente gli Houston Astros, però sarà un lago di sangue anche questo, ecco. Diciamo che allora, secondo me, gli Astros sonnecchiano nel gironcino, quindi cioè, primi in carrozza, ok? Per il secondo, io l'ho detto prima, cioè, io simpatizzo i Mariners, io tifo un'altra squadra, poi ci arriveremo, ma i Mariners mi stanno molto sul cuore dopo MLB The Show 20, 20. Perché hanno un bel core di giocatori giovani e anche esperti, Puglione ti voglio bene, Puglione gli voglio Giulio bene. E J. Rod. terzi, gli altri è dura perché c'hai sempre gli Angels, c'hai Oakland, insomma,
Texas, eh. Io spero che gli Angels arrivino in wild card, devo essere onesto, un po' perché Sì. A, Texas mi sta sul cazzo come squadra, e B, cioè, poveracci, Trout e Ohtani dovranno vincere qualcosa, poverini, cioè, non possono non vincere un cazzo per tutta la carriera. Oakland, per rispondere a, Ro a Robots Bardini, non gli danno neanche lo stadio, momenti, poveretti, cioè, che devi dire? Se ne andranno anche loro Infatti a è Las Vegas, prima o relocate. poi, come Si Raiders. parlava di ricollocazioni Relocate. a Portland, a Las Vegas, sempre a ovest. Sai, a Las Vegas ci può, cioè, vabbè, questo è endorsement per Andre, cioè c'è stata la squadra di hockey che al primo anno di vita è andata in Stanley Cup Final, cioè altrimenti vinceva, Visto, quindi quindi porta bene. che, Nice. sa mai. Vegas Golden Knights 2016 2016, contro, il titolo esatto, dello Zar, contro Washington, Primo e unico titolo dello Zar, Madonna, mamma mia, che bello. Vabbè, che ricordi, però sì, qua è un macello di piccola soldi per il divagazione, secondo posto, ecco, esatto. secondo Ecco, abbiamo la tifosa degli Ace, me. Ciao Marta! c'è sempre quel briciolo di fiducia negli Ace, hai ragione, ma io Ciao! guarda, ti capisco, visto che con gli Orioles non è molto differente la situazione, quindi ci siamo, Secondo me si faranno più velocemente gli eliminati, sì, penso si riferisca alle regole precedenti esatto. introdotte, sì. Cioè, anche a me piacerebbe vedere una partita che dura Sì. 2 ore e mezza, 3, ma tipo al supplementare, non che dura 2 ore e mezza, 3 alla quinta ripresa. Cioè, nel senso, francamente, sì, sono d'accordo. Assolutamente. Io direi di passare alla National League. Vai. Partiamo da Est, Questo è tuo. e Matthew qua è il Questo è il tuo tuo campo. campo. Perché qua devo rinvocare. Abbiamo New York Dritto, però. Mets. Devo rinvocare il cartello. Straccioni con la Non si vede. Straccioni, Straccioni, sì. si legge, si legge. Per chi non avesse capito, è il meme della Superlega declinato a qualunque cosa. Comunque, abbiamo New York Mets, Philadelphia Phillies, Atlanta Braves, Miami Marlins e Allora, Washington Nationals. parto Dici dal tu, fondo. Io sono visto tifoso tu da, tifoso dei. sgombero il campo, sono tifoso dei New York Mets, ok? Ci dispiace Quindi, per te, però vabbè. vai avanti. Ma mi sono innamorato sportivamente di Mike Piazza, e quindi quando giocava, e quindi Mets. L'ho visto in quel periodo lì, Mike Detto anche Piazza. mai vita. No. Beh, apro parentesi, sapete che Mike Piazza abita nella mia città, vero? Chiudo parentesi. Ok. Quindi, Washington è spacciata, cioè nel senso, poveracci, non è più quella squadra che era un tempo, cioè che un tempo ha vinto il titolo qualche anno fa, cioè, non è che sono. Però sì, adesso che hanno perso anche Soto devono rifondare, saranno quinti facili. Vedo in calo Atlanta perché cresce Philadelphia. Philadelphia darà molto filo da torcere. Secondo me Philadelphia e i Mets giocheranno la prima e la seconda posizione. Miami è una bella squadra, mi piace molto Miami. Ha qua Marco, anche tanti acquisti. stai zitto? Stai zitto? No? No. Grande bufala. E dicevo, Miami è una bella squadra perché ha dei prospetti giovani interessanti, ha una superstar che è Alcantara, che può fare tanto bene ancora in questa Miami. E Miami Miami potrebbe essere la Grande. sorpresa di questa divisione se tipo una delle due tra delle tre, tra Mets, Philadelphia e Atlanta implode. Atlanta non la vedo bene in realtà, non mi dà questa Davvero? impressione di essere più sul pezzo, non lo so. Vedo meglio Philadelphia. Philadelphia come core di superstar è messa meglio, secondo me. Sì, Atlanta ha un montilancio della Madonna, eh. sì. Sempre una bella bega, però è un bagno di sangue anche lì, non lo Devi far so. punta Faccio fatica a fare lunga, un pronostico. interessante. Io gli Atlanta Braves in realtà li vedo abbastanza sulla stessa linea d'onda dell'anno scorso. Non hanno fatto grandi cambiamenti né in meglio né in peggio, ma sono comunque un ostico avversario da battere. I Mets hanno fatto spendi e spandi durante la off-season e se non arrivano primi, io non so cos'altro possa salvare questa squadra. Magari Fogelbach. No, No, tocca vabbè, di te, ma tocca di l'anno te. scorso abbiamo perso dai Padres. Cioè, nel Vabbè, nel senso. senso, mica deboli, cioè, è vero che. No, capito, però, cioè, nel senso, vedi le squadre. Cioè, potevamo affrontare la squadra di Andrea? No, niente. Per il contenuto poteva essere bellissimo, niente. Non lo so. Allora, in realtà, Avevo fatto seriamente, la National League East è un po' come l'American League East, cioè, dovunque vai a Est cadi male. Questo sì. sì. E quindi, cioè, ogni anno tu dici sì, questi qui vanno bene, questi qua, boh, non li vedo bene, poi magari, cioè, come minimo Washington diventa prima, per quanto ne sappiamo, ecco, cioè, è imprevedibile. Sarà molto No, probabile. beh.
Però, cioè, nel senso, non può... in testa, come fai a dire con certezza che Philadelphia è meglio dei... Cioè, lo sai al famoso All-Star Game, Ci cioè, quando sono ne tre squadre riparleremo più. per l'All-Star Game, vedremo cosa avremo detto al 23 di marzo 2023. Ma come dici te, effettivamente Miami potrebbe essere la sorpresa di questa divisione, perché oltre Sandy Alcantara rientra anche l'uomo copertina di MLB The Show 2023, Il britannico! e poi sarà Già anche il molto britannico! interessante come appunto Luisa Rice, che avevo sbagliato, non va ai Mariners ma va ai Marlins. Potrebbero essere interessanti, ecco, insomma, l'intento c'è. Ma poi rendiamoci conto che i Marlins prima ci avevano Stanton, Realmuto, Pensa, Yelich, pensa. li hanno svenduti tutti, Ragione. straccione. Se pensa se li avessero tenuti tutti, che squadra sarebbe Ma Miami? come i Cubs Invece no. 2 anni fa. Così. Ci sono tre squadre per un posto, quello sicuramente, cioè per la vittoria della divisione. Forse Atlanta parte un po' Qua dietro, dobbiamo però non lo ringraziare i so, playoff perché anche allargati nel 2000. comunque, perché se per sbaglio c'è il macello che noi vogliamo, vanno tutti ai playoff questi qui, eh. Beh, Quest'anno ci divertiamo. cos'era la East dell'anno Partiamo. scorso, no? Che ha messo tutte e tre le squadre ai playoff, no? Sì. Passiamo alla National League Central, che anche qui divisione un Anonima. po' Sì. meh, Non, anzi, per quanto mi riguarda, è nel la meh. divisione che mi dice di meno, quella forse anche un po' meno interessante a livello di roster. Cioè, secondo me se la combatteranno ancora una volta. Beh, no, in realtà no, perché comunque i Cubs qualche acquistino l'ha fatto. Hanno preso Trey Mancini, hanno preso qualcosina. Io Quindi punto tanto sì. sui Caps, ragazzi. Tra l'altro, Vero? Cody Bellinger, di cui ho la maglia, perché gli ho portato sfiga, l'ho comprato io e ha fatto No, stavo schifo. per Quindi. dire. E poi anche ho la maglia di Buster Posey, si è No, no, ritirato, quindi esatto. proprio io Allora non non devo quelli comprare con il nome maglie. dietro. No, stavo per dire che sarà di nuovo una sfida tra i Cardinals e Brewers, ma in realtà no, mi devo ricredere perché i Cubs hanno una onestissima chance di giocarsela in questa divisione, mentre del resto, Reds e Pirates, poco da dire. Poca roba, dei Cioè, relitti, in dei realtà relitti. secondo me potrebbe essere una divisione molto più interessante del previsto, eh? Perché è vero che i favoriti sono appunto, come diceva Cree, i Cardinals e i Brewers. Io spero che i Brewers si riscattino perché sono una squadra che mi piace un sacco. Però i Cubs hanno preso È Mancini, quello che perché dico. era dei nostri, quindi Mancini. Bene. Swanson, hanno Swanson all'interbase Madonna, questi hanno qui. preso Dansby Swanson, mica fu. Gran presa. Hanno un sacco di Questa è una gran prospetti presa. interessanti. Hanno Suzuki, che era del Giappone, che ha vinto il mondiale. Hanno dei buoni Quello. giocatori. Magari non arrivano subito. Magari però, boh, se va tutto bene, una wild card la possono anche prendere. Magari terzi in divisione, piuttosto che, come dire, una sorpresa. Cincinnati e Pittsburgh, gli vogliamo bene, ma no. No, Cioè, nel anche senso... perché sì, no, campagna acquisti completamente da dimenticare. Non. Cioè sì, è tornato McCutchen a Pittsburgh, ok, ma cioè, quanti anni ha? Come Sì. Cespedes? Cos'è che l'hai detto su Cespedes in privato, Sì, Andre? 176 anni? Cos'è che no, ecco, non sarà un duello tra i Cardinals e Brewers soltanto. Secondo me quest'anno, a differenza dell'anno scorso, i Cubs hanno una seria chance di almeno competere, ecco. Non vincere, ma giocarsela. Beh, torna ai fasti del forse quello no, però. 2016. E Del 2016. per finire. Allora, Oh. ultima divisione, National Dai, League West, e qua si quindi va dalle introduci mie te. parti. Vado io. Allora, abbiamo Dodgers, Los Angeles Dodgers, San Diego Padres, Ruggero. San Francisco Giants, Arizona Diamondbacks e Ciao Vito. Colorado Rockies. Parto io Vai. proprio diretto, visto che mi riguarda da vicino. Allora, Colorado la toglierei subito dalla questione, fa ridere, diciamo proprio semplicemente. Cioè, poi hanno il fatto che si gioca a 1600 metri, quindi le Corsi palline liberi. volano. Quindi già parti sconfitto in partenza. Arizona è interessante, sì, potrebbe riprendere perché ha qualche giocatore Tra cui interessante, tra Dominic cui Fletcher, Dominic o giusto Fletcher, per dirlo. che ha performato con noi italiani, cari italiani.
San Francisco, non so come definirla, perché 2 anni fa hanno fatto un'annata incredibile, 107 vittorie sui Dodgers, divisione vinta a mani E basse, cioè, poi, quindi, esatto. però l'anno scorso neanche playoff, quindi non so come definirla, cioè una squadra un po' non sa né carne di carne né di pesce. Poi abbiamo San Diego e la cosa mi preoccupa perché Los Angeles, io tifoso Dodgers, appunto, si è indebolita abbastanza. Ha comunque degli ottimi giocatori, però ha perso Turner in terza base, ha perso Turner in interbase, Tyler Anderson poi come ha perso Tyler Anderson, Bellinger, Bellinger. Chini, ha perso Cody, Vabbè, non che che stava più campeggia facendo qua più di quel dietro, tanto in però vabbè. realtà. Ora. Ha perso Sì, esatto. Quindi Gavin Lux per è vero, si è infortunio, poi fortunato. Esatto. out of the season, out for the Attaccato season, Gavin tutto. Lux o Lux. Per quello dicevo, sì. Non so che dire, cioè, nel senso, secondo me siamo ancora da playoff inoltrati, però sinceramente quest'anno ripetere un trionfo come il 2020 l'avevo Assolutamente sì, inoltrato anche perché appunto, di come più. dicevo prima, cioè, i Padres quest'anno secondo me sono la squadra da battere per quanto riguarda la National League. Già erano forti l'anno scorso, le aggiunte di quest'anno, più chi rientra e il fatto che la National League West non sia particolarmente competitiva hanno veramente la strada spianata. L'unica squadra che può fare qualcosa è Los Angeles Angels, Dodgers, pardon, e quindi, però ecco, come hai detto benissimo tu, si sono indeboliti tantissimo quest'anno e non hanno fatto niente per rimediare a questi buchi durante l'off-season. È vero che anche lì si fa leva su qualche prospetto, però ecco, sicuramente questa stagione faticheranno tantissimo. Non sarà così garantito il posticino in prima posizione alla divisione. Secondo me San Diego. San Diego Ottima quest'anno squadra, potrebbe sono essere il suo assolutamente anno. d'accordo, Giovanni. Perché comunque hanno preso Bogaerts, che comunque è uno che ci sa Sì, fare discretamente bene, poi direi. appunto ritorna Tatis, hanno Soto, hanno Machado che ieri ha praticamente tirato, ieri sì, la stagione precedente ha praticamente carryato da solo i Padres, poi anche a livello di partenti sono messi bene, Yu Darvish, Snell, cioè cosa gli vuoi dire? Sono pericolosi, sono tostissimi. Secondo me quest'anno è il loro anno. Dirlo con questo cappellino in testa mi fa male, Vediamo. però sì. Vediamo. Io devo questa, Ci figurati. sta. Diciamo che San Diego se la può giocare. Ecco, i Giants dipende cosa fanno. Los Angeles la vedo da playoff, ma No, non da titolo no, sulla carta. Cioè, a meno che non facciano un mercato estivo che, cioè, ribalti completamente la situazione, no? Però, boh, punto di domanda. No. Arizona magari Non lo so. potrebbe fare la Chicago, magari con velleità minori, perché Arizona noi non la consideriamo mai, ma non è una brutta Non è squadra, una perché brutta c'ha squadra, per niente. l'idolissimo Zach Gallen, che è un fenomeno, Per niente. al nostro Dominic Fletcher, c'ha Christian Walker, che Walker, che è un power hitter. insomma No, poi hanno ha un core di rifondazione. anche tantissimi giovani, quindi è vero Sì, che sì. frutteranno anche questi qua nel prossimo futuro. Secondo me, magari, ecco, non quest'anno, però nei prossimi anni Arizona sicuramente tornerà a essere competitiva. Sì. E bella per Chris Bryant e Jurickson Profar che sono andati a marcire ai Colorado Rockies. Sì, vabbè. Comunque, cioè, Scelta loro, poveracci. hanno voluto i soldi. Cioè, in realtà Jurickson Profar l'ha beccato adesso il contratto, dopo il mondiale. Cioè, quindi era free agent Profar. Però sì. Mi dispiace per Bryant, che era bravo, ragazzi. Io l'ho visto esordire. È bravo, garantisco. Però si è perso. Non lo so, anche la West della National League è un mezzo bagno di sangue. Cioè, come abbiamo detto, ci sono tre divisioni, forse quattro, che sono un po' un macello per vari motivi. Perché togli le due di Ovest e le due di Est, Sì, sono le centrali, le però sette sono un po' sempre meh. sono Cioè, un po', sì, un po' anonime, un po' sì. piatte, cialde. Sì. Ecco. Allora, adesso facciamo la chiusura, diciamo. Facciamo adesso World Series per voi. Figa. Chi la Subito vince? così. Sì. Domanda più complicata, no? Porca miseria. Chi la Chi vince la e poi chiudiamo. vince? Figa. E ci devo Questa è pensare un tosta, eh. attimo, ferma. Qua non me l'aspettavo. Parto io, dai, che io ce l'ho già.
Allora, secondo me i Padres ci arrivano. E vedendo a Est, cioè vedendo in American League, ti dico forse ancora Houston. Forse ancora Ti avrei detto Houston, sai. anch'io o Houston o gli Yankees, perché sento quest'anno, anche in un'altra intervista l'ho detto, che quest'anno potrebbe essere l'anno degli Yankees. Anche loro sono in astinenza da tanto tempo, hanno tanta voglia. Chiedo Essere scusa. però È deve essere quello che il loro dico, anno nel dal senso è già da un po' 2009. che ci vanno dietro e stanno spendendo e spendendo tantissimi soldi. Potrebbe essere l'anno buono. Se non Houston, New York Yankees, anche perché non vedo altri. Sì, Ci sta anche perché sono cioè, nelle corazzate diciamo che in purtroppo, quindi American in America League hai sì, proprio sempre questo. quelle 3-4 squadre, ecco, che sono sempre quelle lì. Sì. Yankees, Houston e Tampa, Toronto se proprio vuoi metterla, ma le altre sono un po' so. National League dipende, Ecco, National League è già un po' più aperta la dipende. situazione, però mi accollo anch'io ad Andrea, è l'anno dei Padres. Secondo me Sì, hanno azzeccato tutto. sono d'accordo che secondo me Yankees Padres Yankees ci sta come Padres finale, finale anche la vedo, sì. Padres Padres in 6, ragazzi, Padres in 6. in L'avete 6 letto contro gli prima qui. Yankees? Contro Houston. No, 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 Houston. secondo Contro me Houston. sì, Padres Houston ci sta. Poi Però non mi in realtà la stupirebbe. finale sarebbe potuta essere tipo Non mi Tampa stupirebbe Bay assolutamente. contro tipo San Francisco, Mi sono d'accordo con i Dodgers Arizona. 89, assolutamente Anthony Volpe al posto di Calefa che fa anche abbastanza cagare. Poi, peraltro, anche un cognome da parte di mia madre, Volpe, sono molto fiero di questo giocatore, un mezzo parente, mi piacerebbe vederlo più spesso. Di Volpe, ragazzi, quello lì Sì. sarà un futuro Ah, italiano sì. nazionale. Prepariamo, vediamo di accaparrarcelo Esatto. finché si può. Padre se Erano non degli Phillies, Angels, tra gli altri. Padre Padre se e non ma Phillies. anche lì è il solito discorso, Vito, cioè la National League ce ne ha tipo 10 di squadre competitive, Esatto. no? Perché fai San Diego, New York, quelli belli, St. Louis, Los Angeles, poi Milwaukee, Phillies. Philadelphia, cioè ce ne hai. C'è da perdersi, eh. Padres, no, infatti, effettivamente non San Diego. abbiamo sottovalutato un po' i Phillies che con gli acquisti anche di quest'anno, oltre quanto erano già preparati l'anno scorso, abbastanza. È vero, la National League sarà un casino, vedremo chi ne escerà vittorioso. Sì, in America quali sono le squadre forti forti? Houston, New York Yankees, Tampa, E basta. e qui ci E fermiamo, cioè, nel senso, basta. cioè, Solo lo vorressero anche gli, se solo Eh, lo Los Angeles volessero Angels gli sarebbe una squadra col potenziale, sulla ma carta lo sarebbero, eppure è il paradosso, appunto. Ma è quello che incredibile, è fa veramente incazzare, dico. paradossale questa cosa. Ma l'anno scorso abbiamo sbaragliato tutti gli underdogs, credo che il roster sia migliorato. Ah, tu parli dei Phillies, il roster è migliorato Phillies. di tantissimo, assolutamente, ma Allora, scherzi. beh, nel senso, Vito, non so se hai sentito magari la parte precedente quando parlavamo della nostra divisione, perché eri tifo Mets, lo sai. Ho detto che è una bella lotta, tra Philadelphia e New York. E Atlanta, ma anche se Atlanta è un po' più giù. Però sì, sono due belle squadre, Ne ma niente da dire. riparleremo. Cioè, I due MVP, due i due MVP, Aces. figa, ma Marco con delle domande la tocca piano. Torna Ohtani Sì. quest'anno. È più American facile League giocare Ohtani, sei numeri, oh. assolutamente. L'anno scorso l'ha vinto Aaron Judge semplicemente per la cosa fuori di testa che ha fatto a livello di fuoricampo, ma se non fosse stato quello, l'avrebbe già ricevuto l'anno scorso Ohtani. Non l'ha ricevuto l'anno scorso, lo riceverà quest'anno. Io ti dico Julio Sì, Rodriguez. ci sta. Però no, Otani è Otani. Cioè, potrebbe potenzialmente vincerlo sempre, Otani, di là. Quello dovresti darglielo ogni anno, almeno darglielo ogni un anno sì, un anno no. Ecco, quest'anno Ohtani, l'anno prossimo Julio Rodriguez, tanto c'ha 22 anni, ha tutto il tempo per vincere ancora Sì. MVP quel ragazzo. Di qua, National League, non lo National so. League non saprei proprio, non saprei. League, cioè, lanciatore, puoi darlo a un fuoricampista, cioè ce ne hai di lanciatori forti in National League, cioè basta che prendi qualunque divisione National dei League, top, non saprei proprio. oh, cioè forse, lo puoi non dare a so Mookie neanche io. Betts, come lo puoi dare a Verlander, come lo puoi dare a Schwarber, a Turner, cioè, Sì. Sì, no, lì sono veramente una concentrazione altissima di fuori classe. Facciamo
facciamo che io faccio la voce fuori dal Perché no? cuore di quella Onesto, area là. perché no? Appunto, ci sta. Tanto Perché no? è un giocatore, quindi Se non potrebbe vince quello, anche vince il darsi, Golden Glove anche non lo so. quest'anno. Returner MVP Nola Esatto, quello. Cy Vabbè, Nola Cy Young, Ale. cioè, La se a toccapiano, eh. Turner MVP, se gioca come l'ultima fase del mondiale, ci sta tutto, nel senso. Ah sì. Nola Why not? Cy Young la Why vedo già un not? po' più difficile. Piuttosto Zach Wheeler, se proprio. Però. È stato Boh, ragazzi, abbiamo fantastico. fatto un'ora e mezza. Io direi Spettacolo. che può bastare. Bellissimo. E Direi grazie a che può tutti quelli che ci bastare. hanno seguiti, ascoltati e commentati. Grazie di cuore. Esatto, grazie a tutti Fammi un ragazzi, ma soprattutto No, vabbè, ma grazie a voi due, per ragazzi, carità, grazie a voi per due. carità, grazie. Bellissimo. Facciamo un momento spam. Allora, permetti il canale Sì, quella è la pagina 1394. Instagram, il canale invece diciamo, ha solo questo link Oh, grazie qui, spero mille. si veda il commento, spero, esatto. Se qualcuno volesse verificare poi l'ultimo video che ho fatto sul mondiale, il link è questo, spero si veda. Ma ci saranno poi anche i video di Christian in questa settimana, ma io l'ho fatto uscire prima perché poi sono a giocare a un torneo a San Bonifacio di Grazie, slow Andrea. pitcher con questa bellissima squadra qua. Grazie. Quindi, comunque, grazie ad Andre per l'invito, è Grazie. stato bellissimo, Grazie fantastico. E lo a voi. ripetiamo nei momenti clou perché è veramente bella sta Quando cosa. Lo volete, guarda, è rifacciamo. stato bellissimo. Con Christian, grande piacere, spammati. sicuramente. E poi grazie a Puma, Ecco, squadra sì, Puma mi Z. trovate anche me su Instagram, anche se Instagram è più una pagina tanto per chiacchierare, ma faccio anch'io video su YouTube, semplicemente Puma Z, 8 lettere semplicissime. Chi vuole venire, viene, si parla di baseball. Grazie Sì. ancora, Sì, Andrea, per l'invito, davvero, l'ho apprezzato veramente, Andre, tantissimo. grazie Sono rimasto mille, veramente molto meraviglioso. contento, davvero. Poi lo dico in anteprima mondiale, su MLB Italia, quando parliamo dei playoff NHL, Lì qua vieni ospite da non ci me. sarò, No, perché lui succederanno cose. sappiamo cose, quindi Poi succedono cose, sappiamo. non vi preoccupate. E poi, ragazzi, vi ricordo di seguire la pagina MLB Italia, Quello per MLB facciamo con arrivare underscore questo. Italia. Facciamo arrivare quest'uomo a E 1.000 1.000 iscritti, iscritti. assolutamente, Facciamolo arrivare a 1.000, assolutamente. dai, A 1.000, cazzo. dai, almeno fino a 1.000 anche iscritti perché prima Andrea della veramente un fine gran lavoro, cioè, dell'anno, dai. a parte tutto, sempre sul pezzo, con storie, aggiornamenti, post, veramente bravissimo Andrea, grazie che ti prendi carico e Sì, rappresenti MLB infatti. Italia su Grazie. Instagram, perché non è da tutti, ecco, ti va merito, No, ti va merito per no, no, questo. esatto. Grazie Grazie a ragazzi, tutti, buonanotte. buonanotte. Buonanotte.